Dove siamo, Fabio? Allora, ciao ragazzi, siamo qui al Prat de la Fam. Sottovento, no, c'è vento. No. C'è un po' d'onda, ci spostiamo sotto vento, dai. Andiamo. No, ragazzi, stia scherzando, siamo a Sunset Beach, Cape Town. Ci siamo spostati un po' più a sud con Simone. Oggi qui la giornata promette molto bene, finalmente una giornata di Cape Doctor. Swell interessante, qualche set sui 2 metri, per ora l'onda rimane pulita e quindi la giornata promette di essere davvero divertente. Poi nel pomeriggio qui probabilmente sparerà 40 nodi e toccherà muoversi negli spot più a nord e vedremo dove. Esatto. E Simone adesso gentilmente ci darà qualche consiglio su come regola le cimette del trapezio per il wave riding e poi ci darà qualche dritta sul bottom turn e il cutback e poi via di corsa in acqua, perché c'è già qualcuno che sta prendendo, esatto, già qualcuno qualche, è sull'onda. Qualche onda e non va bene che ce ne ruba troppe, quindi va bene, lascio la parola a Simone. Vai Simone, quando vuoi. Ragazzi, eccoci direttamente, primo giorno qui a Sunset, attrezzatura wave 4,5 banzai, la 4,4, giustamente sono due vele diverse per condizioni che sappiamo. Come mi comporto oggi? Allora, venendo un po' al sodo, le cimette, io utilizzo sempre le stesse cimette, a seconda delle case 26, 28, io non vado, io le misuro sempre a seconda delle marche, di conseguenza io sto utilizzando Mystic, in questo caso perché ho trovato Mystic, sono 26. I 2 centimetri più o meno dipende sempre dal trapezio, se lo lasciamo più largo, più stretto, eccetera eccetera. Dunque la mia è un 26. Posizione è sempre quella, che sia lago, che sia mare, che sia oceano, io non le muovo, ma nemmeno se dovessi cambiare la vela dalla 4,5 alla 3,4, io con questa attrezzatura non sposto di un millimetro. Detto questo, per quanto una cosa, la lunghezza la scegli in base alla lunghezza delle tue braccia, all'altezza del trapezio? Allora, per quanto riguarda la lunghezza, io sono 1,75, braccia non troppo lunghe, di conseguenza cerco di essere comodo, da avere una comfort sulla mia attrezzatura. Dunque sta anche un po' a voi a seconda della lunghezza del braccio. Per quanto riguarda il bottom, come già anticipato in qualche video precedente, la lay down è la strambata vela bassa che ci permette di affrontare il bottom. Di conseguenza ricordatevi che il braccio dell'albero va sempre teso. Di conseguenza quando sarete sull'onda, voi rimanete sul picco, se volete partire aspettate. Decidete di partire, aspettate ancora. A tutta velocità rimanete sul lip, andate a tutta velocità, poi allargate il bottom, giustamente una mega strambata a tutta velocità, braccio ingessato, la mano della bugna è quella che vi permette di dare potenza alla vela chiusa. Se voi aprite il bottom si interrompe, vela chiusa, e da lì poi andiamo a affrontare il cutback dalle mani, giustamente la posizione per uscire dal bottom veloce. Giustamente il discorso è, sappiamo che old school, mani, bottom, cutback, bottom vado, cerco di unire, tanto non è possibile fare questo movimento, ci può stare anche un cutback con le mani non troppo unite, di conseguenza sta a voi a trovare la sensazione giusta per portare la tavola in cutback. Utilizzo 79 quad, per mia scelta in passato avevo fatto una scelta di thruster Goya, non mi trovavo. Ora oggi proviamo delle pinne. It's coming. Proviamo delle, vedi, giustamente qualcuno ci pensa. Proviamo un set nuovo di pinne, io ero sempre con le K300, io pinne di serie non mi trovo. K300 sono molto belle. Andrea Rosati, senza fare pubblicità, mi ha fatto provare queste pinne. Oggi proveremo, primo giorno, proviamo, vedremo come andrà. Se vedete bene,
ci ha pensato Andrea a settarmele. Se vedete bene, non sono parallele, ma sono sistemate in modo simmetrico. Mura a sinistra ha portato avanti entrambe le pinne, ok? Interessante. Dunque, mura a sinistra, per bollinare di più, siamo completamente a fine scassa. Per quanto riguarda invece quelle altre, leggermente dietro, tengono di più perché, giustamente, come già successo l'anno scorso, onda grossa, tutta velocità, ogni tanto la tavola in spin out, completamente sotto vento. Proviamo. Va bene, vai.